e-commerce, allora ActiveTaps. A che età ti sei avvicinato al calcio e perché tra tutti i ruoli proprio il portiere? Sono avvicinato al calcio quando avevo 4 anni. Prima di fare portiere ho giocato il centrocampista. Per 7 anni ho giocato 3 anni in centrocampo e poi non c'è portiere, mi ha detto mister tu sei il più alto di tutti e vuoi provare a stare in porta, ho detto sì, va bene. E anche mi è piaciuto molto, ho giocato abbastanza bene quando sono stato piccolo. E continuato così. Senti, il tuo paese è la Lettonia, quanto ti manca la tua famiglia? Mi manca molto la mia famiglia. Il tuo paese? Sì, la mia paese, la mia città Riga. Ah, ok. Sì, che è molto bella e sì, mi fa molta motivazione la mia paese, la mia famiglia, i miei amici anche per far bene qua a Parma. Loro poter stare molto contenti cosa faccio io qua e la mia famiglia sono molti contenti. A proposito di Parma che è allenato e sei arrivato in Italia da noi a Parma, come ti trovi in Italia e in particolare nella nostra città? No, mi trovo molto bene perché c'è gente molto, molto contenti, sempre quando ti vedi facci contenti, anche tu stai sempre contento e qua c'è la gente tranquilli, magari non so come l'altra parte perché sono stato a Parma, sì, mi piace molto che questa tranquillità a Parma, c'è la gente contenta. Hai la grande opportunità di giocare nella nazionale del tuo paese e quando sei orgoglioso e soddisfatto? Sono molto orgoglioso e molto soddisfatto perché secondo me è un sogno di tutti i ragazzi per giocare alla tua nazionale, ma adesso sono solo all'Under 21, c'è un piano dove devo saltare ancora per arrivare al nazionale maggiore. Certo che questo è un sogno per tutti, devi far bene là. Sono single adesso e mi piace andare in giro con un compagno di squadra o con un mio amico e mi piace vedere molti film, questa è una mia soddisfazione nel tempo libero. Grazie mille a ActiveTaps Donner, ci fermiamo un attimo, pubblicità tra pochissimo. Grazie.